Quello che io tento di fare è di riraccontare quella storia con un altro linguaggio, che è quello visivo. Ovviamente è necessariamente diverso da quello scritto, parla a un'altra parte del cervello e della percezione che non è razionale. È come un palcoscenico. Tu sei seduto in un teatro al buio e hai un rettangolo colorato che cambia dove ci sono delle cose che succedono. Quando mi chiedono come lavoro in digitale rimangono abbastanza sconcertati. Io lavoro non utilizzando il 5% del programma. Non uso i livelli, lavoro come se lavorassi su una tela, quindi se sbaglio correggo. Io non mi ritengo un illustratore per ragazzi, io mi ritengo un illustratore. Io cerco di raccontare a modo mio e con il mio stile qualunque storia. Tendo a lavorare in un modo. Non c'è un pensiero per bambini, un pensiero per adulti, c'è un pensiero rispetto al testo.